Oh, benvenuti a questa quinta puntata di Chiacchiere Chiare di Astrologia con Chiara Vanni di Linguaggio dell'Anima. Ciao Chiara. E Ciao. Chiara D'Angelo, che sono io di Astrologia Psicologica. Oggi rispondiamo a obiettori di parole che ci ha scritto un messaggio molto carino. Intanto ha detto che è molto interessato alla dodicesima casa perché lì ha Sole, Chirone e Lilith. E vorrebbe sapere qualcosa sulle case maledette, tra virgolette. Ok, maledette. Ok. Sembra una roba un po' da superstizione medievale, le case maledette, no? Siamo, entriamo un po', diciamo, nell'ambito dell'astrologia classica. Oggi non le consideriamo tali, consideriamo magari delle case che possono essere considerate un pochino più ostiche, un po' più difficili magari da navigare, no? Sì, sicuramente, vabbè, certo, le case intanto per chi magari non ha proprio nessuna conoscenza un po' più approfondita dell'astrologia, sono, diciamo, quelle fette in cui vedete che si divide il tema natale, sono 12 come segni zodiacali e rappresentano i settori della vita, dell'esistenza in cui ci troviamo ovviamente poi a confrontarci con quello che i pianeti, sia di nascita che di transito, ci poi mettono davanti. E ovviamente tra i vari settori ci sono anche dei settori che magari non sono proprio, come dire, apprezzatissimi Semplici. o ambitissimi, no? Da attraversare, però insomma sono quelle situazioni che comunque fanno parte. Ed è anche vero in effetti che alcuni astrologi, comunque alcune case in particolare, adesso le vedremo, le hanno rese tristemente famose proprio perché vengono considerate delle case malefiche, no? Anche, cioè, Sì, avere esatto. È proprio la all'interno. parola malefica, l'ho sentita più volte, in effetti, Ma anche nell'ambito delle Saturno, case. Marte, no? Il grande malefico, il Grande piccolo malefico, malefica. le case malefiche, cioè, tutto malefico. Però, vabbè, insomma, ci sono queste case, adesso vedremo un po', magari facciamo una carrellata. Che appunto si dice che avere i pianeti, dei pianeti di nascita all'interno di queste case, o peggio ancora, dei pianeti nella rivoluzione solare all'interno di queste case, ci prefigura un anno di Di sventure. sventura, esatto. Che però anche qui siamo un po' in superstizioni, diciamo. Non è proprio così, bisognerebbe andare un pochino più a fondo. Dunque, io direi, allora, sicuramente se dobbiamo parlare delle case maledette, tra virgolette, la prima che viene in mente è la dodicesima casa, che è la casa, diciamo, naturale dei pesci. Una casa che secondo me, più che maledetta, è veramente poco capita, poco, diciamo che si ha poca chiarezza riguardo alle caratteristiche di questa casa. Sappiamo, l'ha appena detto anche Chiara, e per esempio Forrest definiva le case le arene della vita, no? Quindi dove andiamo a giocare le nostre partite. Sappiamo che lì ci sono i settori della nostra vita. Che cosa possiamo dire del settore che riguarda la dodicesima casa? Quella È una casa, classicamente definita la casa dei guai, la proprio. casa dei guai, è vero, è che è una casa abbastanza inafferrabile, Già proprio. dici, partiamo male, la casa dei guai, non si immagina niente di buono. E in Esatto. effetti, a livello classico, la dodicesima è associata agli ospedali, al carcere, Alle alle droghe. droghe, esatto. Insomma, tutte delle situazioni, chiaro che nel corso della vita uno si augura di non dover affrontare comunque, o comunque di doverci passare meno tempo possibile. Penso a un ospedale, no? Adesso senza arrivare al carcere, ma. Esatto, e parla forse un po' di reclusione che allontana dalla realtà, qualcosa del genere potrebbe riguardare, no? Ma questo, guarda, devo dire che anche nella lettura karmica, quando ci sono tanti pianeti nella dodicesima o il nodo sud, quindi devo andare un po' a vedere quello che erano le vite passate, è anche la casa dell'esilio in qualche modo, no? Cioè arrivi comunque da una situazione a livello karmico o magari porti con te anche a livello proprio un po', psicologico, una sorta di sensazione di distacco dal mondo quotidiano, quindi che sia poi stata dovuta
a un aver vissuto un esilio o una carcerazione o un lungo ricovero. Sono tutte situazioni però in effetti che tirano un po' fuori dalla vita quotidiana, che tra l'altro è rappresentata dalla sesta casa, quindi c'è questa Dalla contrapposizione. parte opposta, esatto, la casa opposta, esatto. Quindi forse è la tematica di fondo, non parla propriamente oggigiorno di carceri, ospedali, eccetera, però la tematica è quella dell'andare fuori dall'ordinario, dalla realtà e dal quotidiano. Questo un po' Esatto. rappresenta la dodicesima, alla fin fine. Oggigiorno una dodicesima può rappresentare un distaccarsi dalla realtà per fare dei percorsi spirituali. E Certo, assolutamente. Quindi quello ci che può possiamo trovare essere. anche del buono, esatto. Infatti, il Oppure... segno di pesci è un segno comunque molto collegato alla spiritualità, quindi nel Esatto. senso che è il segno che corrisponde, diciamo, alla dodicesima casa. Quindi c'è sicuramente questa connotazione mistica, questa, anzi. In effetti, nelle letture karmiche, la dodicesima casa, quando è sostenuta anche da segni magari che hanno quel tipo di dinamica, ma spesso mi capita di associarla anche ai conventi, quindi non solo carcere. Certo, anche lì non è un posto il convento dove uno va, si diverte, non è la quinta casa, ecco, capirci Certo. che. Però comunque c'è una dimensione anche di un certo tipo di spiritualità. Non è solo sfighe e tristezze, ma è anche una casa comunque di connessione con il divino, quello sì. O anche con quello che possiamo considerare la connessione con l'universo o con l'amore universale. Ci sono persone con tante presenze in dodicesima, con cui diciamo ho avuto piacere di parlare, che amano molto fare volontariato o occuparsi di persone che hanno bisogno, persone più fragili. Quindi qua c'è racchiuso anche quello che è il contatto con l'universo, con Assolutamente. l'universalità, diciamo. Ma tra l'altro in questa cosa che dici c'è del vero, anche perché in realtà per tutto quello che riguarda anche il famoso discorso appunto carceri, ospedali, eccetera, possiamo avere a che fare con persone che ci lavorano, non necessariamente che sono reclusi o sono ricoverati, no? Ma le persone che hanno quelle valenze nel tema natale possono essere persone che magari hanno scelto delle professioni proprio che li portano a entrare in contatto con questo tipo di realtà senza essere loro stessi in prima persona, diciamo, collegati a questo discorso. Quindi avere comunque appunto una professione o qualche interesse, un discorso anche di volontariato, per cui comunque ci sono questi collegamenti e diciamo che probabilmente servono a mantenere in queste persone proprio una connessione con un qualche cosa di più elevato Elevato, sì. al loro privato, nel loro È più, interiore. diciamo, lontano da quella che è la materia, Sì, la esatto. quotidianità e la materialità, che è poi tipicamente rappresentato dalla casa opposta, che è la casa della Vergine. Quindi, e per esempio, Premodi diceva che nella dodicesima casa, chi ha valenze da dodicesima, come chi ci ha fatto la domanda, obiettori di parole, che ha Sole, Lilith e Chirone, già il fatto che un Sole sia in dodicesima casa potrebbe indicare che per rimanere attivo questo sole ha bisogno di occuparsi di faccende da dodicesima casa. Può farlo in diversi modi, può farlo attraverso la meditazione, può farlo con dei percorsi spirituali, può farlo magari prendendosi cura di persone più fragili, sviluppando Tra l'altro, esatto, c'è amore per gli Chirone, animali, ci sono tante cose. Scusami. C'è dicevo anche nel suo caso, comunque. Chirone, esatto. Quindi c'è il tema del guaritore, comunque. Esatto, c'è il tema del guaritore, esatto. Un guaritore che guarisce curando, tipicamente con Chirone, no? Esatto, quindi l'occuparsi degli altri, mettersi a disposizione. Ecco, attenzione, adesso non so in che segno si trova tutto ciò, ma attenzione a non farsi però eccessivamente carico dei dolori, dei bisogni, delle fatiche, delle difficoltà degli altri, perché poi nella dodicesima casa ci può essere anche un po' questo, anche nel segno dei pesci, no? Al diventare un po' la croce rossina. E farsi un po' sopraffare anche da quello che effettivamente, insomma, sono problematiche serissime, magari non sono le proprie, ecco, mettere un po' di Sì, è confine. vero, siamo un po' a rischio anche la dodicesima proprio perché è una casa sconfinata e poco strutturata,
Quindi anche non proprio facile da navigare in questo senso, ok. Esatto, attenzione a non perdere il confine tra sé e l'altro, soprattutto quando l'altro è molto bisognoso e quindi magari già sarebbe più disposto a, non dico approfittare, però insomma utilizzare l'energia che noi mettiamo a disposizione, quindi insomma attenzione a preservarsi anche. In dodicesima casa, un po' anche per, diciamo, per esperienza, trovo che sia la luna forse l'elemento che potrebbe avere più difficoltà a gestire l'emotivo, che si perde un po' di più in questo ambito da dodicesima, perché è un emotivo sicuramente molto profondo, molto collegato alla sensibilità e all'empatia, però anche molto difficile da incanalare e anche da comprendere, quindi molto spesso chi ha la luna in dodicesima non riesce bene a comprendere se stesso, i suoi stati emotivi, quello che prova, perché c'è proprio un difficile processo di razionalizzazione anche dell'emotivo in dodicesima. È vero, è interessante anche il fatto che la dodicesima comunque è una casa d'acqua, essendo la casa dei pesci, no? Quindi comunque c'è un accento sul tema dell'emotività, e a maggior ragione se c'è la luna, sicuramente ci può essere proprio quella difficoltà anche nella gestione, un po' come quando c'è un eccesso di acqua nel tema natale, quindi hai tutto questo tipo di onde emotive che ti si agitano dentro. E poi è difficile mantenere la rotta per rimanere su una metafora marinaresca, diciamo. Beh, creano comunque una certa turbolenza interiore che con l'esperienza, il tempo, eccetera, bisogna poi imparare a canalizzare bene. E tornando però al concetto di maledetta, ok? Tu ti faccio questa domanda perché mi incuriosisce. Secondo te, chi ha molte valenze in dodicesima, è più predisposto a perdersi in comportamenti poco sani? Non voglio arrivare a dire magari droghe, eccetera, però magari dipendenze, dipendenze anche da piccole cose, anche dallo shopping, dal gioco, dalla televisione, cioè quelle a cui magari siamo un po' soggetti tutti, ma in questo caso ancora di più. Secondo me sì, ma ecco, non dipendenza in generale, adesso poi senza metterci a discutere di droghe di vario genere. Certo. Io sinceramente la dipendenza che associo di più alla dodicesima casa, e forse anche al segno dei pesci, devo dire, è quella proprio veramente ai programmi televisivi, ma anche agli smartphone che tutti abbiamo in mano in continuazione, no? Quei momenti, i giochini, quelle cose che ti prendono e ti alienano comunque dalla realtà. Esatto, l'alienarsi dalla realtà è molto Allenarsi da dalla realtà. dodicesima, anzi un po' al rischio della dodicesima. Che poi, per carità, è ovvio che se uno si concede quella mezz'ora al giorno, quel quarto d'ora al giorno, va benissimo, perché tutti abbiamo bisogno di staccare un attimo, no? Dalle vite comunque stressanti e frenetiche. Sta tutto ovviamente nell'equilibrio, quando ci si Esatto. accorge soprattutto che di qualcosa non si può fare a meno. Cioè, se io mi dovessi rendere conto un giorno che sì, ok, faccio, che ne so, i giochini col cellulare o guardo delle serie TV perché mi piace rilassarmi. Ma se dovessi accorgermi che non riesco a rilassarmi se non lo faccio, o che appunto il giorno che non riesco a farlo vado in burnout, c'è qualche cosa che non va. Ecco, sono dei campanelli di allarme sicuramente. Sì, anche stare tutto il giorno davanti alla televisione è di fatto un comportamento nocivo e alienante, ok? E quindi la dodicesima, che è opposta alla sesta, che è già più una casa di equilibrio, ci dice che lì è facile perdere l'equilibrio, di Sì. fatto. Contatto E da qui anche. con la realtà proprio, quindi appunto attenzione a tutte quelle attività apparentemente innocue, perché poi sono parte ormai della quotidianità, che però magari portate all'eccesso possono veramente rappresentare quel campanello d'allarme. Esatto. Quindi, ok, la dodicesima, diciamo che è maledetta per questo suo rischio di alienarsi, di alienazione o Sì, di poi andare beh, fuori dalla praticamente la realtà. casa dei guai ovviamente non poteva essere esentata dalla nostra chiacchierata oggi. E che dire poi di altre case? A me la seconda che viene in mente, per forza, è l'ottava.
Eh beh, inevitabile. Dopo la casa dei guai, la casa della La casa morte. della morte, nominata la casa della morte. C'è la gente veramente terrorizzata dal fatto che magari ha dei pianeti personali in ottava e alcuni con magari Sole e Marte che dicono: vabbè, morirò male, mi uccideranno, farò Morirò una morte giovane. violenta. In realtà anche qui sappiamo, anche già dall'astrologia psicologica, ma anche dall'astrologia karmica, che l'ottava casa, che è la casa dello scorpione, ci parla di tutt'altro. Al massimo ci può parlare di quello che è il contatto, la concezione della morte, ancora di più la concezione del concetto di trasformazione, che fa molto più parte di Esattamente, questa casa. esatto. Infatti, a mio avviso, nell'astrologia, ma come poi in effetti anche l'arcano dei tarocchi, l'arcano senza nome, che poi di fatto rappresenta, no, lo scheletro con la falce, sono carte e sono simboli, quindi anche l'ottava casa, il segno dello scorpione e così via, sono segni di trasformazione. Poi certo, una trasformazione estremamente drastica che ci porta proprio a un'altra dimensione, sicuramente quella della morte al termine della vita, però non è l'unica. Tutti attraversiamo nel corso dell'esistenza fasi di trasformazione. Io penso che nessuno arrivi a 40-50 anni e guardandosi indietro dica: beh, sono uguale a quando ne avevo 20. Beh, magari non tutti Se è migliorano. così, c'è qualcosa che non è andato bene, è andato storto. Esatto, cioè comunque poi voglio dire, la vita accade, no? Quindi far fronte a delle situazioni magari anche difficili o anche quelle belle che comunque incidono sulle priorità e così via, comportano delle trasformazioni inevitabilmente. E Ma quindi anche. se posso dire la mia, nel passaggio in transito di Giove e Saturno che ho avuto recentemente in ottava casa, premetto che non è morto nessuno, Eh sì, perché poi, oddio, muore qualcuno, non non necessariamente. necessariamente, però devo ammettere che ho avuto a che fare con, per esempio, la malattia della mia cagnolina, che mi ha fatto pensare molto al concetto, per esempio, di morte, di trapasso, di sofferenza, cose di questo tipo. Quindi lì c'è anche maturare la concezione, l'idea di questi argomenti anche in ottava casa. Non per forza indica il decesso di qualcuno un lutto, eh. Può indicare il fatto che in quel periodo, mentre c'è di transito qualcosa di importante, il tuo focus va su certe tematiche che sono rappresentate dall'ottava. È vero, e Possono rappresenta. riguardare la morte, ma possono riguardare anche altre cose, lo sappiamo, cioè non rimane qua. L'ottava è una casa che comunque comprende molte cose. È vero. Questo, guarda, mi fa venire due riflessioni. La prima riguarda proprio il fatto che comunque nella nostra cultura non si parla della morte, no? La morte è un argomento tabù, co quasi come il sesso, per cui tutti lo Esatto. fanno. Altro argomento da ottava, tra l'altro. Altro argomento da ottava. Infatti, l'ottava forse più che la casa della morte sarebbe da chiamare la casa dei tabù. Esatto, mi piace moltissimo. Sono quegli argomenti di cui non si può parlare, perché se no, no, le persone si straniscono comunque, anche se appena uno inizia a fare magari dei discorsi su cosa vorrebbe che succedesse al suo funerale, eccetera, no, tutti iniziano. Non è certo la conversazione che fai la sera a cena con gli amici, a meno che non ci sia Esatto. una situazione particolare. Quindi. E poi secondo me nella nostra cultura ha maggior ragione, cioè viviamo in una cultura, la nostra occidentale, dove questi argomenti, soprattutto la morte, sono molto fuori da quello che è consentito, perché Sì, sono subito argomenti scomodi. sì, le persone si maldispongono quando inizi a entrare, perché nessuno ci vuole pensare fondamentalmente, cioè sappiamo tutti che è una realtà, prima o poi ci passeremo o comunque dovremo affrontare anche quelle dei nostri cari e nessuno ci vuole pensare. Ma anche questo, secondo me, contribuisce a renderla un po' un argomento difficile e una casa maledetta in questo senso. Non perché sia maledetta di per sé, ma perché ci porta a confronto con delle tematiche che non ci va di affrontare, insomma, e quindi Sì, si sono cerca di. tematiche anche un po' forti, perché di fatto poi lo scorpione è questo, è Esatto. entrare nelle
acque torbide di quello che non si vorrebbe sapere vedere, ok? Esattamente, Andare un po' esattamente. a fondo anche di alcune questioni. Però, per esempio, un sole in ottava, conosco delle persone che hanno il sole in ottava, ognuno l'ha lavorato un po' a modo suo. Chi ha voluto fare, ha molti interessi di investigazione, chi ha deciso di fare lo psicologo, perché comunque è una casa che richiama la psicologia, chi è diventato un grande, per esempio, lettore di tarocchi, perché siamo comunque nell'ambito di queste tematiche anche Nell'ambito anche dell'occulto, l'ottava. dell'occulto, esatto. Sì, assolutamente, tutto quello che è collegato proprio in realtà in modo diverso dalla dodicesima al mondo invisibile, però anche qui siamo in un settore meno spirituale, magari, un po' più dalle tinte oscure, Oscure. diciamo. Però si va a sondare sicuramente un territorio che è nascosto. Anche l'ipnosi fa parte dell'ottava casa come la psicoterapia, come la psicologia, proprio perché è la casa dell'inconscio, no? Quindi si va proprio. E anche lì, tante volte, quello che andiamo a scoprire durante una psicoterapia, quando entriamo nell'inconscio con un'ipnosi, non è che sia sempre rose e fiori, No, anzi. anzi. Esatto. Effettivamente è un portale, l'ottava casa, che ci accompagna in veramente situazioni, emozioni, dinamiche che non sono piacevoli da affrontare, però sono importanti perché poi è una volta che le abbiamo guardate in faccia che siamo stati in grado di affrontarle, che possiamo portare nel mondo un qualche cosa di diverso, no? La famosa trasformazione di cui parlavamo prima passa proprio da lì, cioè dal guardare in faccia la propria ombra e farci pace in qualche modo e quindi Sì, poi. comunque lavorarci, comunque tirare fuori qualcosa che ci riguarda, trovare consapevolezza, la, no la verità su noi stessi. È una casa che tira fuori la verità di fatto, perché è proprio un ambito dello scorpione, quindi che va a fondo, entra nelle profondità, anche di quello che è considerato non semplice, complicato, è di fatto una casa complicata. Forse il maledetto, diciamo, di questa casa è dovuto alle sue complicazioni, alle sue complessità di fatto, perché l'entrare nell'ambito della psicologia, della morte, della trasformazione, eccetera, e anche magari di quelle che sono delle preoccupazioni psicologiche, ok? Cioè va un po' a movimentare questo aspetto della vita. Sicuramente, sicuramente. E c'è proprio questo tema nell'ottava casa, quello proprio di appunto entrare a sporcarsi le mani un po', no? A lavorare su quello che c'è veramente. Si parla tanto in questo periodo di crescita personale, di lavori su di sé, no? Tutti belli a meditare, tutto molto bucolico. Che bello abbiamo fatto, non lo so, la mindfulness nel parco. Esatto. No, per carità, adesso lo metto un po' così, ci ironizzo, è tutto bellissimo davvero, poi sono pratiche che a me piacciono molto, forse sono più collegata alla dodicesima casa. Ma per Sì, esatto. arrivarci bisogna veramente, cioè quando uno entra in profondità non è tutto così piacevole, divertente, rilassante, ci si va proprio a scuotere in profondità. E poi si ha quel senso di liberazione quando si viene fuori anche. Io me ne sono resa conto, ma devo dire nell'ultimo periodo, io sto facendo dei lavori proprio sia come operatore ipnotico, accompagnando le persone in un certo tipo di appunto approfondimenti all'interno della loro ottava casa, sia su di me, perché naturalmente, come spesso accade, io intanto, io, ma penso insomma agli operatori anche più pratici in generale, se provi qualcosa sugli altri, prima lo devi provare su di te, no? Per vedere come funziona, cosa muove e così via. E naturalmente poi tutti abbiamo, io per prima, delle tematiche da andare a tirare fuori, da scavare e tutto quanto. E devo dire che quindi sto facendo in questo periodo delle esperienze che sono molto legate alla dinamica dell'ottava casa e sono molto intense. Perché poi l'ipnosi, come dicevo, che è anche uno strumento molto collegato a questa casa, è uno strumento molto veloce che ti porta subito in profondità, cioè con una psicoterapia ci arrivi in 5 anni, con un'ipnosi ci arrivi in 3 sessioni, perché vai subito sotto, no? Quindi bisogna essere pronti,
è molto intenso dal punto di vista emotivo. Caspita, però, quando hai davanti veramente l'evidenza di quello che fino a quel momento sono stati dei blocchi che non riconoscevi, di cui non ti rendevi conto, ti rendi conto di quanto c'è da lavorare, ma ti rendi conto anche subito del sollievo di aver visto certe cose in faccia. Ecco, questo secondo me è proprio il tema legato all'ottava casa, cioè non è solo tutto brutto, non è solo tutto di Oh, doloroso. ok, quindi potenzialmente una casa di liberazione. Se vogliamo dargli Esatto. una connotazione positiva, giustamente. È una liberazione che naturalmente non arriva così, non piove dal cielo, cioè è frutto proprio di un lavoro profondo, ma è immediata la sensazione di sollievo quando si riesce a fare un lavoro efficace. Ecco, questo mi sento di dire perché poi appunto le case malefiche uno pensa che sia tutto tragico, no? Invece c'è sempre una controparte nell'esperienza che invece è evolutiva, positiva, insomma, di miglioramento anche di quello che è magari uno stato d'animo pesante. Ecco, quello sì. Quindi sì, forse malefica perché è difficile, perché ci si sporca le mani, come hai detto, Saturno. no? Perché se vivessimo tutti in quinta casa sarebbe tutto divertente, allegro e solare, però in realtà c'è bisogno anche di questo. Però Certo. chi ha delle forti valenze in ottava casa lo sa, lo sente perlomeno. Anzi, probabilmente ne ha proprio bisogno, Ne perché ha se proprio nasce. bisogno e dovrebbe occuparsene, perché ricordiamoci che la casa del sole indica anche che cosa ci attiva di energia. Quindi se non ce ne occupiamo rischiamo poi che il nostro sole si spenga, quindi da lì ricaviamo comunque energia per noi stessi. Quindi dobbiamo trovare il nostro modo di navigare la casa in cui c'è il nostro sole. E questo vale anche per le case malefiche, maledette. Soprattutto forse, no? Soprattutto, ok, in maniera positiva. Un'altra casa che mi verrebbe da indicare, magari un pochino meno, ma comunque secondo, almeno nell'orario noi la consideriamo una casa un po' difficile, malefica, ok? Che è la sesta, la casa della Vergine. Tra l'altro mi fa sorridere questa cosa, perché ritroviamo di nuovo Scorpione Vergine. Siamo Avremmo detto sempre che lì. erano i segni più tormentati, più bistrattati dello zodiaco, adesso anche le loro case. Ma perché adesso non ci sono anche degli astrologi moderni che associano la sesta addirittura alla casa della malattia? Ok, Sì, certo. in realtà lì è vero che possiamo trovare, diciamo, un richiamo di quello che è la salute o il benessere fisico, o come noi curiamo noi stessi, perché essendo una casa funzionale, quella della Vergine, facciamo funzionare la quotidianità, facciamo funzionare anche il nostro corpo, ok, con le modalità, diciamo, della sesta casa. Però andiamo sempre un po' oltre, che in realtà è una casa funzionale, quella, la sesta casa, quella della Vergine. Cioè lì abbiamo il lavoro quotidiano, l'agenda, diciamo, giornaliera, l'organizzazione della quotidianità e un po' l'organizzazione anche di quello che è il nostro benessere e ci mettiamo un po' anche la salute, ok? Certo, tra l'altro la casa anche degli animali domestici. Ogni tanto mi vengono lasciati fuori, ma secondo me, poi se pensiamo anche al discorso della pet therapy, quindi di come aiuta l'equilibrio delle persone, no? Avere comunque un contatto con degli animali, uno scambio d'affetto, un contatto con la natura, se vuoi, in senso anche più ampio, e ci può stare forse anche questo discorso proprio di stare in equilibrio. Certo, poi casa collegata alla malattia, perché ovvio se non ho un equilibrio psicofisico prima o dopo mi ammalo, va bene, per forza. Però anzi, la casa della Vergine è quella che secondo me nel suo intento, in una navigazione, in un percorrere questa casa in maniera positiva, c'è proprio un acquisire quell'equilibrio e quindi prevenire anche quelli che possono essere dei malanni. Cioè un sole in sesta casa, voglio dire, non è certo un sole che è condannato a vivere una vita di malattie croniche. Poi, per Magari altro. è una persona invece che si occupa molto di quello che è il benessere fisico, magari adora quei rituali che permettono, i massaggi, le cose che permettono di stare bene mentalmente, fisicamente, di sentirsi centrati. E questo è già più da sesta casa, secondo me. Sì, esatto.
Anche quello che è l'equilibrio sulla nutrizione, anche un nutrizionista secondo me potrebbe avere un sole in sesta casa, come, proprio come missione di vita, no? Cioè tenere in equilibrio e aiutare anche le altre persone a stare in equilibrio a livello proprio anche di alimentazione. Quindi. Io ho comunque alcune valenze in sesta che sono Marte e Mercurio, e quello che posso dire per mia esperienza, che nel mio caso riguarda davvero poco quella che può essere la salute o potenzialmente la malattia, riguarda molto il fatto di essere particolarmente litigiosa nel contesto lavorativo, invece. È vero, perché la sesta casa rappresenta il lavoro dipendente di solito, o in senso un po' più evoluto, elevato, diciamo il servizio verso gli altri. Sì, o comunque il lavoro quotidiano, l'organizzazione del Sì, lavoro quotidiano, anche il anche. contesto lavorativo, l'ambiente, diciamo, di lavoro, lo vedo Sì, già più in sesta, per esempio. è vero, è vero. Io in sesta ho il nodo nord e Marte, quindi sul tema dell'essere litigiosi sul luogo di lavoro. Allora, io non mi sono mai considerata litigiosa, anzi, penso di essere, adesso vabbè, lavoro in proprio, quindi il problema non si pone. Insomma, quando avevo dei colleghi, anzi, cercavo di essere sempre molto, cioè di avere sempre dei rapporti comunque molto piacevoli, molto distesi con tutti, e penso di esserci riuscita. In alcuni casi però mi sono, è come se avessi catalizzato delle persone che erano litigiose, effettivamente, no? Quindi, ma quello credo che sia stato funzionale, ma condivido la mia esperienza perché penso che possa magari, come dire, suscitare delle riflessioni interessanti. Nel momento in cui non si è allineati, e io onestamente guardando in prospettiva, quando lavoravo in azienda non ero allineata con quello che era il mio scopo, la mia missione di vita. E quindi sì, forse somatizzavo anche una serie di problematiche sul piano fisico, sicuramente per un periodo mi è successo. Ecco, attenzione perché magari quel somatizzare, quell'avere dei disturbi, proprio tornando al tema della malattia, possono essere dei campanelli d'allarme che stanno invece dicendo, guarda che dovresti, no, trovare qualcos'altro che ti faccia stare meglio perché non, in questo momento con quello che stai facendo non sei allineato al tuo scopo. Beh, in sesta può riguardare sicuramente la tematica lavorativa, però può riguardare anche la tematica domestica, ci Ah sì, pensi? Cioè certo, lì. tutto quello che è gestione quotidiana proprio, quindi Esatto. Quindi anche il se pagamento lì. delle bollette. Anche il pagamento. Ecco, è vero, la sesta è la casa delle bollette, io l'ho sempre detto. Senza dubbio. Nella vita serve anche quello, la dodicesima ci porta fuori dalla realtà, la sesta ci fa pagare bollette, il mutuo, eccetera, eccetera. Chiamare il dottore, proprio Esatto. fissare le analisi di controllo e così via. Serve anche quello. Forza. Va bene, Chiara. Quindi spero che siamo andati un po' oltre quello che è. Era considerato, soprattutto diciamo nella storia classica, il concetto di case maledette, perché in realtà ogni casa rappresenta un ambito della vita anche nella sua visione luminosa e nelle sue potenzialità. Ok? Quindi sicuramente sono case un po' più ostiche, diciamolo così. Quelle meno divertenti Eh, forse, no? Quello che meno dicevamo. spazio. Spassose, ok, meno È spassose chiaro rispetto che all'altro. se appunto poi parliamo della sesta, come quella in cui ci sono le attività quotidiane, c'è cioè da pagare le bollette, nell'ottava dobbiamo fare quel lavoro profondo e così via, nella dodicesima abbiamo a che fare anche con le difficoltà magari degli altri, è chiaro che non sono leggere, divertenti e tutto, però insomma sono dei settori importanti comunque della vita, quindi. E tutto Senza dipende poi da facciarci che cosa ci facciamo. come sempre. Perché anche creare una routine quotidiana può essere qualcosa di bello e positivo. A me non dispiace, proprio perché apprezzo molto anche l'ambito della Vergine. Quindi può essere anche qualcosa di utile e qualcosa che dà soddisfazione. Assolutamente. Quindi scoprite le vostre case maledette. Scriveteci quello che sono le vostre riflessioni, se avete dei pianeti magari in una di queste case o in più di una. E, insomma, pensateli però anche in positivo, quindi che cosa
potete fare per attraversare quei settori della vita in maniera comunque più lieve, anche più positiva, più leggera. Sì, perché in effetti un pianeta personale in una di queste case è proprio un richiamo a entrare nell'ambito che raffigura la casa e scoprire qual è quella parte che in realtà dà pagamento, genera positività, che rappresenta tra l'altro anche la persona. È proprio un'attività di scoperta anche quando si parla di case. Va bene, dai, grazie Chiara, bellissimo argomento, mi è È piaciuto sempre molto. bello fare tante chiacchierate. Allora, aspettiamo comunque qualche nuova richiesta, vediamo magari, scriveteci nei commenti, scriveteci pure via mail di cosa vorreste magari sentire, sentirci parlare e poi vediamo. Ok, dai, grazie, ciao, a presto. Grazie.